Buongiorno a tutti e benvenuti a questa prima puntata settimanale di Prime Time in compagnia di Pietro Pascello, ma anche di tutto il resto del team di UpTrend che mi aiuta a portare avanti questo appuntamento che a quanto pare viene seguito da voi tutti in maniera massiva, speriamo che ne valga la pena ovviamente. Come vi dicevo, iniziamo oggi un nuovo ciclo settimanale di Trading Time, andremo avanti tutta la settimana, sempre alle 15.30, premesso che stiamo valutando con attenzione le vostre eventuali richieste di modifiche sugli orari e sul format stesso. È uno sforzo che ci vede particolarmente impegnati, contenti anche di portarlo avanti, speranzosi e fiduciosi chiaramente che chiaramente anche voi possiate apprezzarne le qualità. Cesare spara subito una domanda, lo saluto. Fornite segnali di ingresso e di uscita? Assolutamente sì, la ratio del servizio era quello che volevo un po' riepilogare adesso abbastanza brevemente, mentre vedo persone entrare in webinar, siamo già più di 130 persone, andiamo salendo, intanto chiudiamo Skype, altrimenti diventa ingestibile, tra virgolette, la trasmissione. Ho tre Skype aperti, figuratevi che cosa voglia dire, che ogni 3 secondi ne laggeggia uno. Ok, fuori uno, fuori due e fuori anche tre. Ok, adesso dovremmo essere un po' più tranquilli. Renato mi dice che il volume non è ok perché ha del ritorno. Vediamo un attimo se possiamo risolvere questo problema. Preferenze, audio. In effetti sta usando quello della webcam. L'avevo scelto, ditemi se adesso va un po' meglio. Possiamo sicuramente ottimizzare, visto che siamo in sede qui chiaramente a Uggiate, quindi l'audio non dovrebbe essere un grande problema. Alcuni dicono perfetti, altri fa schifo. Ragazzi, mettetevi d'accordo perché è impossibile che per qualcuno sia perfetto e per altri faccia schifo. Dovresti abbassare il microfono. Ottimo, 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 perfetto, bene, direi che questa periferica sembra funzionare decisamente meglio. OK. Va bene, dai, mi dice Fabio, perfetto, siamo adesso 140, come vi dicevo, andando un attimino a sfruttare questo breve lasso temporale, Roberto, arriviamo su tutto per descrivermi un po'. Come appunto si svilupperà il prosieguo di Trading Time, un prodotto in continua evoluzione, come vi dicevo poc'anzi, quindi la caratteristica fondamentale, ciò che ci proponiamo di fare, innanzitutto vi ricordo che il nostro support funziona abbastanza efficacemente, spero, e con buona continuità sia a mezzo email che a mezzo Skype, questi sono i riferimenti qualora vi dovesse servire. Per quanto riguarda un po' quelle che saranno le caratteristiche di questo appuntamento, ovviamente caratteristiche prettamente e squisitamente operative, consegnerazione di livello di ingresso e di uscita, come chiedeva anche Cesare, lo abbiamo sempre fatto, continueremo a farlo, ma volevo sottolineare un attimino lo spirito anche diverso con cui ci prepariamo a lavorare, perché oggi sono stati chiaramente dichiarati nuovi premi Nobel per l'economia, guardate un po' cosa dicono questi tre signori che probabilmente ne sanno molto più di noi. Il primo, Eugene Fama, dice, professore di finanza all'Università di Chicago, dice che i prezzi delle azioni sono estremamente difficili da anticipare nel breve termine, è verissimo, e le nuove informazioni vengono velocemente incorporate. Lo traduco, secondo me, con il fatto che l'analisi intermarket intraday è un validissimo strumento appunto per sopperire a questa difficoltà dichiarata da persona sicuramente più importante del sottoscritto in relazione al fatto di riuscire ad incorporare e velocemente a fagocitare quelli che sono i segnali che giungono dal mercato in tempo reale. Il secondo dice che nel lungo termine esiste una tendenza costante a riequilibrare il rapporto tra prezzo di un titolo e dividendo, lo interpreto dicendo che i mercati nel lungo termine sono chiaramente più direzionali e hanno una portante logica e grafica più sostenibile di quelli del breve, che fanno tanto ma tanto rumore. Il terzo, il buon Hansen, dice che la remunerazione futura è vista dai mercati come una compensazione per gli asset rischiosi. Anche questo, se mi permettete, ritorna un po' nel concetto di correlazione intermarket che ricerchiamo, nel concetto di risk-on, risk-off che il nostro support team oggi vi ha ben evidenziato nell'invito, anzi perdonateci, è arrivato un po' troppe volte l'invito e un po' di adeguamenti tecnologici che stiamo mettendo in campo, però anche in questo caso risk-on, risk-off mi sembra che sia la maggiore
matrice veramente per i mercati. Opereremo, su cosa opereremo in questo trading time? Vi avevo già anticipato che l'intenzione è quella di restringere di molto il panel dei titoli osservati, questo al fine di trasferire un'operatività che sia anche continuativa nel tempo. Immagino che qualcuno di voi, assolutamente sotto la propria responsabilità, c'è un disclaimer grande come la casa che andrebbe recitato ogni volta, lo faremo anche oggi, però immagino che alcuni di voi preferiranno seguire alcune operazioni, o alcune, o nessuna, o tutte. Sappiate che la mia operatività si concentrerà massivamente su pochi titoli, al fine di diventare uno specialista sugli stessi e anche di sfruttare la vostra analisi post webinar. Nella fattispecie mi concentrerò massivamente sul Forex, come dollaro yen ed euro dollaro e come spread trading, quindi allargando un po' il panel. Sull'azionario, quando ci sono belle opportunità come oggi, daremo una bella occhiata anche all'azionario Italia. Sugli indici azionari, preferibilmente DAX o Standard & Poor's 500 e FTSE MIB, giusto per andare un attimino a capire se il posizionamento tattico intrapreso sull'azionario ha un senso, per chiudere poi con commodities e materie prime, in cui chiaramente privilegeremo oro e petrolio, che da sempre sono un po' matrice di correlazione molto forte con i mercati. L'obiettivo, è giusto dichiarare un obiettivo, vediamo se lo realizziamo insieme, aiutiamo tutti il team a realizzarlo. Noi vorremmo guadagnare, sfruttando la differenza di velocità, appunto fra una posizione di lungo termine, che da oggi in poi avremo sempre in portafoglio, e la possibilità invece nel breve, quindi anche su time frame molto veloci, il che si rifà molto al concetto di trading time, di raddoppiare l'esposizione in direzione di quello che è il trend primario che abbiamo identificato, quindi seguendo il concetto trend is your friend, oppure addirittura di coprire la posizione stessa in caso di eventi che siano contrari. Quindi da oggi in poi l'operatività sarà caratterizzata da una posizione master di lungo. Faccio un esempio, long di Bund, andremo a raddoppiare questa esposizione sui supporti e andremo viceversa a coprirla, quindi ad edgiarla qualora il mercato ci venga contro. Un'idea operativa di quello che faremo con gli strumenti che già conoscete è questa slide. Ovviamente queste slide, se le volete, sono a vostra disposizione, premesso che per me sono un semplice tracciato per questa chiacchierata di 5 minuti che vi prego di ascoltare comunque con attenzione, perché sarà il riferimento assoluto che poi porteremo avanti nei mesi. Detto questo, questi sono gli indicatori e gli expert che già conoscete molto bene: Supertrend, Kinashi, CCA, supporti e resistenze, li vedete tutti su uno stesso grafico. L'idea è appunto di assecondare le varie dinamiche con time frame differenti, e come vi abbiamo scritto su questa slide, che magari poi vi invito a guardare con calma a casa vostra, l'idea è appunto di avere un intervento master, quindi l'entrata short in questa posizione, perché ce la dichiara sia il super trend, eccolo qua, che le Kinashi, trovarci poi in una situazione di grande guadagno, trovare in questo caso una bella divergenza rialzista, contraria al trend primario che rimane ribassista, andare quindi, come c'è scritto qui, in edging, portarci l'edging fino al punto migliore possibile, dopodiché, come abbiamo appunto scritto su questa slide, sganciare l'edging e andare, perché no, a sovraccaricare al ribasso ancora la posizione, ancora trovare una divergenza rialzista, andare nuovamente in edging e così via. Quindi l'operatività sarà caratterizzata da una tendenza primaria che è palesemente ribassista, questo è ad esempio il grafico del Bund, a cui si vanno poi a cercare il meglio, di fare il meglio possibile nelle fasi secondarie. Quindi parleremo spesso di trend primario e di trend secondario, e sarà nostra cura identificare per voi e con voi assolutamente il trend primario. L'obiettivo numero due: vogliamo costruire un portafoglio che sia market neutral quando le cose vanno male e che sia invece molto aggressivo e performante in presenza di un trend favorevole. Direi che ho semplicemente riepilogato l'aspettativa di tutti. Il concetto di market neutral verrà appunto, Eugenio mi dice edging con le stesse size, certo Eugenio, al 90% dei casi sì, edging puro, altrimenti valuteremo insieme durante il trading time un po' se è il caso di sovrappesare o meno la variabile copertura. In ogni caso l'obiettivo è quello di non rimanere passivi di fronte a movimenti avversi del mercato che possono andare ad intaccare quella view primaria e di fondo su cui è concentrato tutto sommato il nostro rischio e anche le nostre aspettative di redditività. Concetto di market neutral, qui vedete il Bund contro il German, anche in questo caso creeremo delle posizioni di copertura incrociate affinché in chiaramente esposizione conclamata sul mercato ci possano essere adeguate manovre di correzione allorché dall'uno o dall'altro arrivino segnali di indebolimento barra potenziale inversione. Questi sono gli obiettivi e le aspettative, ve li ribadisco, guadagneremo sfruttando la differenza di velocità tra posizioni di lungo e posizioni di breve. Nel breve ci limiteremo ad aumentare l'esposizione, trend is your friend, oppure a coprire la stessa facendo edging.
L'obiettivo 2, vogliamo diventare market neutral quando le cose vanno male e invece molto aggressivi e performanti quando il trend che abbiamo indicato gira dalla nostra parte. Premessa operativa fondamentale, me ne avete sentito parlare più volte, ritengo che sia un approccio doverosamente da ripercorrere con questa tabella, ossia quello relativo al corretto rapporto fra profit e loss. La maggior parte delle persone sottostima l'importanza di questo tipo di riferimento, io assolutamente no, ipotizzo che ognuno di noi adeguatamente formato possa indovinare 50 operazioni su 100, quindi il 50%. Flavio dice l'importante è non spaziare su troppi titoli, altrimenti ci perdiamo. Grande Flavio, bravissimo. I soldi si fanno anche su poca roba, ma con i volumi adeguati. Il concetto di frazionamento del rischio e di diversificazione non deve diventare poi un'esasperazione o un'esagerazione, al contrario. Quindi faremo operazioni su pochi titoli che seguiremo tutti insieme, anche Eugenio è d'accordo, vi ricordo, mi piace molto l'interazione tra di noi, posso fare un'analisi e posso non indovinarla benissimo, mi fa piacere che alla luce di un processo di analisi molto ripetitivo voi possiate dire la vostra, e quello è l'obiettivo formativo che sottostà all'idea di scusatemi, di trading time. Come vi dicevo, premessa fondamentale, non cerchiamo, cerchiamo, davvero cerchiamo, uso il plurale volutamente, di non fare operazioni con questa logica, quindi con percentuali di vendita o vincita o perdita 1 a 1, in cui lo stop è uguale al target. Non ci stiamo dentro, perché se ipotizzassimo 5 operazioni vincenti, avremmo un più 5. Se ipotizzassimo 5 operazioni perdenti, come qualunque scimmietta potrebbe fare, avremmo un meno 5. Se calcoliamo oneri accessori come spread, Tobin tax e tutto il resto, siamo negativi. Quindi questo rapporto non è sostenibile. Via, non va. Non ci stiamo dentro. Dobbiamo gemmare operazioni che non vadano su questo rapporto più 1 meno 1, dobbiamo invece lavorare in una logica 2 a 1, quindi 2 di target per 1 di profitto. Come vedete da questa tabella, già utilizzando questo riferimento, dopo 3 operazioni in buona sostanza saremo già in gain, perché avremo un più 6 contro il solito maledetto meno 5. E qui non è ancora entrata in campo la capacità nostra di spostare il pallino da un 50-50 a un 60-40, che con l'analisi dovrebbe avvenire. Quindi lavorando con un rapporto 1 a 2, 1 stop, 2 di vincite, già dopo 3 operazioni saremo in gain e possiamo giocarci le due successive come ci pare, anche andando a pareggio, siamo già in guadagno. Non ne parliamo se poi, man mano che diventiamo più bravi, riusciamo a lavorare con un rapporto 1 a 3, in questo caso dopo due sole operazioni. Chiaramente andremo già in gain e potremo gestire quelle successive come accessorie. Io personalmente parto sempre da un rapporto 1 a 2 e se poi ci riesco gli tiro il collo fino a 3, però il rapporto minimo da cui non possiamo prescindere è assolutamente quello 1 a 2. Sono contento che Annunzio Piazza questa tabella, mi sembra che sia anche molto chiara nella sua essenza, devo ringraziare anche Marco che mi ha aiutato chiaramente a costruirla e che è peraltro la persona che vi segue nel support, spero che ne apprezziate al di là della piacevolezza eventuale grafica i contenuti che sono, ritengo assolutamente condivisibili. Max mi chiede se queste slide sono disponibili, assolutamente sì, scrivete su support@trend.it. E il nostro support appunto le riceverà da me nel pomeriggio perché le ho appena chiuse, le ho appena finite per, ripeto, riepilogare un po' questa nuova avventura e volevo portarle a vostra conoscenza. In sintesi operativa, dopodiché partiamo a guardare velocemente i mercati, lavoreremo sempre su strumenti finanziari molto correlati, ora per correlazione intendiamo sia positiva che negativa, cioè strumenti che comunque si muovano in buona, come dire, sincronia. Il Bund sale, il DAX scende, il dollaro sale, le borse salgono, eccetera, eccetera, eccetera. Questo ci porterà a dare grande enfasi all'analisi delle correlazioni intermarket, su cui vi martello da mesi, e secondo me si tradurrà in una decisa riduzione del rischio e in un'operatività intraday che sarà quanto più coerente. Operatività intraday, vuol dire che ci divertiamo a fare trading, ma in coerenza con il trend primario, altrimenti facciamo hedging. Le correlazioni che cercheremo saranno logiche, numeriche e soprattutto grafiche, e non mi dilungo su questo aspetto, perché lo sapete già, questa è già un'evidenza, DAX contro Bund, il grafico blu è il Bund, il grafico verde è il DAX, lo vedete da come si incrociano, che vanno uno esattamente all'opposto dell'altro, quindi quando il Bund è sceso il DAX è iniziato a salire, questa è una correlazione negativa palese e come sapete fa parte già della nostra analisi sulle correlazioni intermarket, scusatemi. Mi è scomparso un attimino lo screenshot, eccolo qua. La seconda correlazione su cui volevo, o
accopla là. No, questo non c'entra niente, c'è un errore nelle slide, scusatemi. Dopodiché, ripeto, alla luce di queste correlazioni faremo nascere anche e andremo a visionare le correlazioni intermarket, più le verificheremo costantemente queste correlazioni. Questa è Australian Dollar DAX, questa è Intesa San Paolo Unicredit, euro dollaro contro sterlina. Definiremo quindi con grande efficacia barra efficienza il quadro risk on risk off, di cui vi parlo spesso. Sto velocizzando perché voglio andare sul mercato come voi. Daremo quindi grande, grandissimo peso sempre allo spread trading, che sarà l'operatività assolutamente correlata e accessoria a quella tradizionale, sia al rialzo che al ribasso. In questo caso lavoreremo massivamente su due componenti, Euro GBP e ODNZD. Qui ci sono degli esempi che magari potrete rivedere con calma a casa. Spazio larghissimo, col passare delle giornate, alla performance e al controllo, in quanto inizieremo, impareremo a controllare in tempo reale variabili chiave come la leva che utilizziamo, il NAV del conto, il profit factor e via dicendo. Eugenio dice, si può lavorare solo in spread trading? Assolutamente sì, Eugenio, vuol dire che delle altre operazioni di cui farò capo, cioè non lei eventualmente non farà nulla. Bene. Vi ho annoiato abbastanza, nel frattempo siete diventati 160, non entra più nessuno ed è il momento di dare inizio alla parte operativa e meno noiosa, chiaramente, di questo contesto operativo. Allora, il primo grafico che guardiamo, come sempre, è quello del dollaro yen, è la prima variabile che ci interessa, ne parlavo stamane, sta per andare ad abbattere la zero line, quindi attenzione al dollaro yen, è potenzialmente una figura molto ribassista, con chiaramente indicazioni operative palesemente importanti anche per i mercati ad essa correlata. Io personalmente ne studio in questo momento l'andamento solo come variabile di controllo, non intendo assumere un posizionamento tattico o operativo molto aggressivo sul dollaro yen, in quanto vedo questo supporto dinamico di breve che vi ho già tracciato in blu, eccolo qua, che fra un po' dovrebbe essere raggiunto e ci farà un po' capire come si mettono le cose. Cosa importante per chi fosse in posizione eventualmente short, la zero line è sotto attacco sul CCI, quindi non escluderei chiaramente che in caso di movimento al ribasso del dollaro yen sia proprio l'accelerazione su rottura della zero line a dare un po' quello spunto di volatilità e di profondità che solitamente avviene appunto quando c'è questo attraversamento. Alfonso mi dice quali sono, chiaramente Carmine mi dice che vede un supporto dinamico da giugno sul dollaro yen, sì c'è più in basso, Carmine siamo d'accordo, stiamo per il momento esaminando solo la parte specifica di questo trading time. Valute molto fiacche perché, come sottolineava anche Alfonso, è accesa la gestione sullo shutdown americano, quindi non si sa se andiamo di fronte, risponde indirettamente ad Alfonso, a un sell on news, quindi a un dollaro che si è sostanzialmente mantenuto alto proprio perché c'erano comunque aspettative di risoluzione, come spesso accade, come moda sui mercati americani, quando la notizia viene fuori è già bella elaborata. Non lo sappiamo, non lo sapremo, possiamo fare tante supposizioni, per il momento ci tocca un attimino allinearci a quello che vediamo. Quindi dollaro yen darebbe delle piccole indicazioni ribassiste, sono ovviamente indicazioni da inserire in questa fase di rimbalzo, valuteremo con attenzione l'eventuale pullback sulla vecchia area di resistenza, quella che ci ha un po' fatto smettere di avere un posizionamento short, e qualora questa area di resistenza riporti verso l'alto del dollaro yen, ci vedremo sicuramente pronti ad approfittarne. Il secondo titolo, come sempre il Bund, è di una noia spaventosa oggi, questo addirittura è un grafico giornaliero, perché per farvi vedere, iniziare a trattare chiaramente di quella dinamica di medio-lungo termine, tant'è che, come vedete, sul giornaliero sono long. Nelle prossime puntate spiegherò meglio il concetto di long, di breve e di lungo. Oggi cerchiamo di guardare i mercati, abbiamo già dedicato tanto tempo alla presentazione di quelle che saranno le varie fasi progettuali, ma sappiate che saranno opportunamente approfondite con tutti. Questo è il contesto tecnico in cui si muove il Bund. Abbiamo una resistenza in area 141, un supporto in area 138,50, oggettivamente fino a quando non veniamo fuori da questo triangolo di grandi indicazioni risk on o risk off non ne abbiamo.
per il momento sta rimbalzando, è una posizione di rimbalzo abbastanza interessante, ci spostiamo sull'H4 e lo vediamo un po' meglio. Come vedete stiamo anche andando ad impattare velocemente il supporto statico che ha costruito il supertrend, ma come tutti potrete notare, posto che le trend line che ho disegnato siano corrette e mi sembrano abbastanza semplici tutto sommato, abbiamo un rapporto fra una posizione long e una short equidistante. Sono le classiche situazioni in cui non mi piace entrare sul mercato, ho un rapporto chiaramente rischio-rendimento non equilibrato, è 1-1, l'avete visto dall'altra tabella, quindi è come se tirassi una monetina e decidessi di entrare o meno sul mercato. Fra le altre cose, faccio notare che anche a livello di CCI non abbiamo nessuna indicazione particolare, quindi anche il Bund, fino a quando non raggiunge queste aree tecniche palesemente importanti, le guardano davvero tutti, diventa oggetto di valutazione leggermente non particolarmente probante. In questo caso però assume ovviamente una grande validità allorquando osservato dal bravissimo ci restituisce quelle fasi di accumulo barra distribuzione chiaramente che, di cui abbiamo parlato spesso. Flavio mi dice se il Bund non è influenzato dal gap, vedremo poi anche il Bund non influenzato dal gap, in questo momento mi sembra che sia una dinamica completamente assorbita, ma come vi farò vedere poi sul grafico di lungo termine con un'altra piattaforma, confermo i riferimenti che vi ho appena dato. Arriviamo quindi al DAX, qui la situazione è leggermente diversa, perché? Perché il DAX secondo me insieme a Milano e gli altri indici un tentativo short lo sta sicuramente mettendo in piedi. Come sapete siamo inseriti in un contesto palesemente rialzista, perché il DAX è inclinato al rialzo come scenario di lungo termine, quindi il trend primario è ancora palesemente rialzista. La mia aspettativa è di vedere il DAX rompere al ribasso quest'area supportiva, quindi l'area 8560-570, dopodiché mi piacerebbe davvero andare short anche pesantemente. Nel frattempo sta lavorando benissimo direi questa divergenza rialzista, abbiamo perso un'occasione storica per comprare DAX qui, però questo con il segno del poi è sempre molto semplice. Dal punto di vista operativo direi nei prossimi minuti, magari anche durante il webinar, vediamo cosa succede allorquando testa questa vecchia resistenza dinamica su cui ha palesemente accelerato, che a livello temporale potrebbe coincidere anche con questo supporto, quindi abbiamo un bel crocevia interessante in area direi 8600-8590. Quando il DAX arriva a quel livello chiama un'operazione in un senso o nell'altro e dobbiamo farci trovare pronti. Un'occhiata ancora chiaramente all'euro-dollaro, eccolo qui, è l'operazione di oggi, l'euro-dollaro ha breccato palesemente al rialzo, adesso vado a meccanizzare un'operazione perché per me questo breakout non va ignorato. Per quale motivo no? Il motivo è che Milano, sono d'accordo con Fabio, sembra ancora forte, però dall'altro lato che cosa abbiamo notato la settimana scorsa? Una fase di rafforzamento del dollaro yen che poi abbiamo ricondotto a una logica di svalutazione dello yen, quindi è stata un po' fuorviante come primo segnale. Perché? Perché un dollaro yen saliva, ma anche l'euro dollaro non è che scendesse più di tanto, il che era potenzialmente impossibile, perché il dollaro da un lato è al numeratore e dall'altro al denominatore, quindi dollaro yen che sale avrebbe dovuto comportare un euro dollaro in discesa, invece no, saliva anche l'euro dollaro. Stamattina peraltro abbiamo avuto questo bel breakout, quindi adesso lavoriamo sulla forza, che è un po' la cosa che sgradevole, perché tutti sono abituati a comprare supporti, a vendere resistenze. Ragazzi, adesso qui c'è stato il breakout rialzista e sembra che il dollaro contro euro si vada ad indebolire, trascinando per effetto domino anche i mercati azionari verso una fase di pausa. Io credo molto a questo tipo di figura, osservavo anche la tenuta della sterlina che vi farò vedere dopo, quindi decisamente lavorando peraltro in coerenza, ecco qui il concetto di coerenza, questo trend sull'euro dollaro, guardatelo in daily, vi sembra un trend ribassista o rialzista? Beh, siamo palesemente in un canale laterale rialzista, ci stiamo apprestando a sfondare area 1,37 per dare una nuova dinamica di rafforzamento dell'euro, quindi ogni occasione, lavorando nel concetto di trend is your friend, ogni occasione di indebolimento, quindi acquisto sui supporti o breakout sulla forza, secondo me mi sembra un'occasione da sfruttare. In questo senso ricordo che abbiamo già una posizione buy sull'euro dollaro in spread trading, andiamo anche a posizionarci in pura operatività, almeno io farò questo, a sfruttare questo breakout e a vedere fin dove può arrivare.
Quindi vado a meccanizzare, voglio peraltro seguire questo tipo di operatività anche su time frame differenti, voglio rischiare poco, quindi voglio stop più stretti, inizio a far scorrere la clessidra dei posizionamenti per vedere se riusciamo un attimino a sfruttare con minor rischio questo tipo di breakout rialzista, vediamo un po', questo è un H1, lo vedete tutti, quindi da oggi in poi potete parlare anche di time frame differenti, da non dimenticare che questo è il supporto dinamico che dovremo monitorare nelle prossime ore, di brevissimo, eccolo qua. Quindi l'ideale sarebbe attendere che l'euro dollaro corregga verso questa zona, dopodiché piazzarci un bell'ordine buy e vedere che cosa succede. Non avremo forse tutto questo tempo, non succederà nei prossimi minuti, stiamo a vedere. Da parte mia voglio comprare euro dollaro e vorrei farlo, la candela oramai è confermata, almeno quella oraria. È chiaro che dopo questa forte espansione solitamente segue un arretramento, le tecniche di breakout vedono due tipi di operatori, lo sapete, l'operatore A che compra subito sulla rottura, l'operatore B che più prudentemente aspetta un pullback e poi si posiziona a un prezzo migliore. In questo caso la rottura è molto estesa, è probabile che qualcuno molli un po' la presa perché è già andato in ipercomprata un'ora, vediamo se ci fa un po' di pullback verso il basso, però lo ripeto, l'idea entro la fine del webinar per quanto mi riguarda è di comprare euro-dollaro. Anche a breve, anche a breve, vediamo se posso rischiare poco con un M15, vediamo un po' se riesco ad avere un rischio contenuto con un M15, perché nel qual caso meccanizzerei un M15 in maniera tale da assecondare accumulo di distribuzione senza grandi rischi, quindi faccio un po' di trading speculativo, visto che sono già long in spread. Sì, lo faccio con un M15, quindi vado a fare trading, in buona sostanza però voglio lavorare con un super trend meno lento, perché parliamo chiaramente di un settaggio non adeguato, ma va bene anche quello. Allora mantengo un 5.0 in M15 ovviamente, eccolo qua, come vedete lo stop coinciderebbe al momento con il supporto dinamico di breve che abbiamo identificato prima, vado a meccanizzare direttamente l'operazione, ovviamente only long, non mi va di andare short perché è il contrario al mercato e per andare al contro del mercato dovrei avere un'evidenza di ben altra natura. Il super trend è un 5.0, eccolo qua, l'unico dubbio che ho, come anche Eugenio sottolineava, è l'opportunità anche nel breve di aspettare un pullback. Allora andiamo avanti con l'analisi, vediamo fra qualche secondo se il mercato, lo mettiamo in H1 così lo vediamo meglio, se il mercato ci corregge verso il pullback. Andando avanti con l'analisi, ecco l'ITA 40 che peraltro sta dopo una fase di indebolimento fino a pochi minuti fa, vedete, sta cercando, ecco il canale laterale rialzista dell'ITA 40, lo vedete tutti, questo è il supporto, la serie di tre supporti dinamici perfetti, questa è la proiezione della parallela che ne ho tirato fuori, c'è ancora un po' di spazietto qui in alto per salire, stamattina evento non trascurabile, però Milano ha sfondato al ribasso il primo supporto dinamico, è seguita una breve accelerazione, ma come ho scritto anche in un report su IT Forum oggi, finché non chiudiamo sotto 18.750 c'è poco da mettersi contro Milano, è palesemente inserito in un contesto rialzista, vediamo con Fibonacci se ritracciasse fino a dove potrebbe farlo, potrebbe arrivare tranquillamente in area 18.2-18.3, con un 50% in area 18.000, ma è un dinamico, diciamo che l'area 18.2 sembrerebbe il target di un'eventuale correzione, per il momento però siamo inseriti in un contesto palesemente rialzista, quindi la nostra osservazione è di aspettare la correzione per andare in tendenza. Questa invece è la sterlina, il buy che abbiamo segnalato venerdì mi sembra davvero indovinato, stiamo guadagnando molto bene, scusatemi, ho mosso il cavo del microfono, vi stavo dicendo, il buy che abbiamo segnalato venerdì mi sembra che sia stato molto indovinato, ancora una volta perché? Perché abbiamo lavorato in tendenza, credo che lo notiate anche voi, abbiamo detto ok, sembra voler rompere, però è inserito in un contesto rialzista massivo, il touch sull'H4 va sfruttato come un'opportunità di ingresso, così come lo è stato ogni volta che ha toccato questa trend line, guardate che cosa si è sviluppato, ci stiamo provando anche questa volta in prospettiva di un allungo di nuovo verso area 1.63, non so se succederà, però per il momento il posizionamento long sta pagando, vediamo dov'è, simbolo, eccolo qua, il buy ci rende 198 euro, questo buy di sterlina che chiaramente è protetto con un super trend in caso di ribasso. Quindi manteniamo il posizionamento long sulla sterlina, eccolo qua, guardate, sta peraltro andando a testare
con grande precisione, direi, guardate, si è già fermato nelle 4 ore prima, questa resistenza, è evidente che se Stellina rompe di nuovo a rialzo questa resistenza, stante il fatto che è una zona di congestione particolarmente evidente, dovrebbe strappare di nuovo, quindi è vero che vorrei entrare sull'euro dollaro, ma tutto sommato, considerato che l'ho già fatto sulla sterlina, sono un po' più tranquillo e posso pazientare barra aspettare. Diamo quindi un'occhiata al WTI sul petrolio, anche qui sembrerebbe potersi presentare a breve una buona opportunità, ossia il test di questa trend line che vi ho appena evidenziato. Per il momento, stante una leggera debolezza dei mercati azionari, non mi sembra che ci sia grande reattività e quindi il mercato non prende decisione. Però attenzione, perché se superiamo area 103, abbiamo un pending order storico a 103,50, questo chiama a un posizionamento. Arriviamo quindi al gold come promesso, eccolo qua. Arriviamo al gold come promesso, eccolo qui, ovviamente con i mercati azionari che decelerano il gold inizia a ricostruire la sua figura di bene rifugio. Da notare, ma questo l'avrete già visto tutti quanti, che si è creata, anche se sporca, una grande divergenza rialzista. Il gold va preso con le molle, ma io se mi rompe 1310 vado long tutta la vita, quindi mi ha sorpreso una volta, ma sono soldini che il signor oro ci deve restituire, ovviamente in coerenza con un disegno tecnico che ancora non si è materializzato, però state pur tranquilli che lo stop che abbiamo subito recentemente sul gold ritornerà a casa anche molto rapidamente e con maggiori soddisfazioni. Arriviamo quindi allo Standard & Poor's 500, qui il breakout rialzista lo vedete, però sono titoli, come ho detto prima, accessori, questa è la volatilità. Questo è il franco svizzero, che è doveroso commentare perché sul franco svizzero siamo in posizione, non lo dimentichiamo, abbiamo una posizione cosiddetta da manuale, ma come vedete per il momento il dollaro ha ricominciato a perdere un po' di terreno e non ci gratifica più di tanto. Lo stop è abbastanza vicino, è un'operazione doverosamente da fare per diversi motivi, che vado a riepilogarvi, ma in buona parte già conoscete, grande divergenza rialzista, breakout di chiaramente resistenza di breve, rottura dopo diversi tentativi della zero line del CCI, test contenuto sul CCI, se non compravamo qui il dollaro franco svizzero chiaramente non avremmo comprato più. Anton Giulio mi dice che ha appena accumulato sul touch, è un'operazione che ci può stare, anche perché tutto sommato il touch di una trend line o di un super trend è il livello col miglior rapporto rischio-rendimento, come più volte abbiamo evidenziato. Bene, detto questo, ripercorrendo velocemente, eccolo qua, l'euro GBP, su cui confermo la posizione long in spread trading, siamo ancora neanche a un terzo del cammino che vogliamo sviluppare, oggi vediamo una sterlina e un euro che viaggiano parallelamente, di pari passo, il che non pregiudica la bontà di questa operazione. Rimango long di euro GBP in spread con lo spreadator, è tutto completamente meccanizzato, quindi qualora arrivasse un po' di debolezza ovviamente mi chiuderei al ribasso, visto che ho usato lo spreadator con un parametro molto veloce che vado a vedere con voi. Abbiamo dato un parametro velocissimo, ecco, un super trend sulla portante 1,5, che quello che vedete, il doppio super trend che vedete, quello l'1,5, lo vado un po' ad enfatizzare, magari gli diamo uno spessore diverso, è quello che mi sta aiutando per il momento a mantenere l'operazione aperta. Non ha una validità di lungo termine, ovviamente, però mi permette anche di lavorare completamente automatizzato sullo spread, con un rapporto rischio-rendimento decisamente ottimale. Bene, detto questo, direi di dare un'occhiata anche all'azionario Italia. La novità, essendo libero chiaramente anche da lacciuoli di ovvia natura, è che l'azionario Italia me lo guardo con quella che secondo me è la migliore piattaforma grafica al mondo, ossia il Pro Real Time, a cui sono storicamente molto affezionato. Ci sono nato, ho meccanizzato tutto con Pro Real Time, ho contribuito, più corretto dire, a creare il super trend con Pro Real Time, e quindi, se permettete, per me è il non plus ultra in termini di analisi grafica. Allora, detto questo, l'azionario me lo guardo qui perché ho dei livelli di prezzo e grafici più chiaramente allineati, essendo una piattaforma che fa solo sviluppo grafico. Una cosa che diceva Flavio prima sul gap del Bund, ad esempio, è che osservandolo chiaramente sulla Pro Real Time ci sono i fattori di rettifica e coerentemente il Bund non è più un problema. Detto questo, diamo un'occhiata velocemente alle nostre blue chips. Allora, in primis direi all'Ita 40.
avete già visto la situazione, ci lavoriamo insieme, se vi va. Eccolo qui, questo è il grafico a 4 ore dell'ITA 40 con un semplice supertrend 3.0, non gli date particolare chiaramente importanza, questo è il supporto dinamico rispettato con estrema precisione, questo come vedete secondo me è la proiezione dell'ITA 40, manca ancora qualcosina al rialzo, però il che sia inserito in un contesto laterale rialzista è direi palese. Alla luce di questa interpretazione, palesemente long dell'ITA 40, diamo un'occhiata alle blue chips, quindi ad Enel, eccola qui, anche lei inserita in questo canale laterale rialzista, oggi ha fatto una figura nelle prime 4 ore potenzialmente di inversione, vediamo che cosa succede, però parliamo sempre di un mercato che tira al rialzo, quindi più che di andare short si parla di chiusura delle posizioni long, per chi ne ha ancora, queste ENI su cui rimango short tutta la vita, fino a quando, e qui ad esempio il fattore di rettifica è stato applicato, fino a quando non mi va a recuperare la vecchia trend line di supporto, è evidente che in questo momento gli manca un po' di forza, perché comunque non è salita rispetto agli altri titoli, il recente rialzo è stato tutto di matrice bancaria, però se ENI ci torna sotto area 17 è un ottimo short e io sono già in posizione, il rimbalzo attuale va sicuramente legato a questa dinamica di divergenza rialzista che vedete qui in basso, che in effetti per il momento ne ha provocato un buon recupero. Andiamo a dare un'occhiata quindi a Fiat, quadro decisamente meno chiaro degli altri, come sempre il titolo Fiat è oggetto di ogni tanto scorribande di predoni e quant'altro, direi che però si è fermato con discreta precisione, se vogliamo identificare una zona non perfetta, eccola qua, area 6,50 è diventata una resistenza particolarmente importante, nel prosieguo di questa operatività vi consiglio di monitorare con attenzione questa logica di supporto, quindi Fiat è legata in un trading range il 6,6,40 e alla violazione di uno dei due lati eventualmente seguirà operatività direzionale. Su un Finmeccanica sono già short, rimango tutto il mese, se Dio vuole, nel senso che come vedete ho intercettato alla grande con il giusto timing questa divergenza di bassista, ho dato il segnale ai nostri iscritti, adesso andiamo ad attaccare la zero line sul CCI, quindi sono molto ma molto gasato da quest'idea, ritengo che Finmeccanica possa arretrare anche tanto, visto che l'ultima gamba rialzista è stata caratterizzata da particolare volatilità. Attenzione però, se salite perché c'è interesse e quindi nella discesa eventualmente non è escluso che andrò a monetizzare prima il buon guadagno che già iniziamo a realizzare. Siamo quindi arrivati, dopo Finmeccanica, diamo un'occhiata a Intesa San Paolo, eccolo qua, uno dei bancari per eccellenza, come vedete disegna divergenza ribassista non pulita, ma c'è, di lungo termine, come un po' l'indice FTSE MIB si muove in questo canale laterale rialzista, come potete notare abbiamo toccato la parte superiore, io ho preferito shortare Unicredit per le motivazioni che ora vi farò vedere, però non c'è dubbio che in questo momento i bancari mi sembrano quantomeno da liquidare, se non da shortare, eccolo qua, ha rotto al ribasso anche il supporto dinamico di breve termine. Andiamo quindi a dare un'occhiata a Luxottica, anche qui situazione interessante, per un eventuale breakout ribassista, anche qui sono già short, ai livelli attuali un po' meglio, diciamo, però se rompe area 38, signori, si apre veramente lo spazio, guardate quanto spazio in discesa ha Luxottica se dovesse mollare l'area 38, è veramente impressionante il movimento che potrebbe seguirne, non vado neanche a misurarlo con Fibonacci. Detto questo, un'occhiata veloce al STM, anche qui divergenza long, però inserita in un contesto laterale, Saipem la conoscete, eccola qui la famigerata, siamo a rotto al ribasso anche la base inferiore, quindi ritorna ad essere la schifezza che è stata in questi mesi, io non ci metto il naso su, questo è Telecom che sta disegnando una grandiosa divergenza ribassista, che chiama, che urla, eccola qua, la vedete tutti, grande divergenza ribassista, sapete che su Telecom sono in atto manovre sul capitale, però, quindi bisogna trovare un buon livello per entrare, posto che, come potete vedere da questo semplice supertrend, negli ultimi tempi la direzione primaria è sempre la stessa, si guadagna molto di più a comprare e si soffre molto di meno rispetto a un posizionamento short, perché il mercato è palesemente rialzista. Ti ringrazio Marco per darmi del mito, ma su Saipem, mi ripeto, fa schifo da diversi mesi, non è graficamente analizzabile e nessuno mi costringe a analizzare questo titolo. Fra le occasioni long dei prossimi giorni ci potrebbe essere Tenaris, bella divergenza rialzista pura, sopra 17 io la compro, anche in controtendenza con un'eventuale correzione di Milano, la sto tenendo d'occhio, mi metto un bell'alert, così se mi addormento mi suona la piattaforma, eccolo qua.
E quindi veramente interessante Tenaris come uno dei pochi titoli fra le blue chips che vedo al rialzo. Concludo con Unicredit, su cui, come vi ho già detto, sono già short. Stamattina era partita di buzzo buono, adesso vive una fase di fisiologico rallentamento legata ovviamente al fatto che un po' tutta Milano si sia fermata nella fase di discesa, però la divergenza c'è tutta, è ribassista, è prolungata, è reiterata, e ragazzi, se non si va short qui, non si va short mai. Bene, questa è l'analisi veloce sugli azionari. Ne approfitto per dare un'occhiata ad altri indici, scusatemi, ad altre... Roberto mi dice, uno short sul DAX a questi livelli. Torniamo alla piattaforma DAX. Grazie Roberto. Allora, ripeto Roberto, il DAX è in posizione long. Se avessi da coprire un long, che purtroppo non ho, andrei decisamente al ribasso. La zero line non mi è stata ancora attraversata. Io spero che la condividiate questo modo di pensare, Io spero di riuscire a inculcarlo anche in voi. Piuttosto che cercare uno short, aspetterei un pullback per comprare, stante l'attuale configurazione dell'azionario. È evidente che dal punto di vista squisitamente speculativo, uno short ci può stare tutto. Questa è la mia risposta più corretta e più, direi, coerente e onesta che possa dare. Per quanto riguarda gli altri major, ecco il dollaro australiano contro New Zealand. Anche qui uso questa piattaforma per evidenziarvi, direi in maniera palese, che cosa stiamo lavorando. Qui ragazzi siamo in spread trading, pronti a catapultarci, perché se area 1.15 viene 1.1450, viene superata, guardate che trend, che inversione di trend ci potrebbe essere su AUD New Zealand, cosa che per ora non c'è stata ovviamente, però se così fosse, anche, scusatemi, a livello di ritracciamenti di Fibonacci c'è tanta di quella strada da fare. Tenete presente che negli ultimi mesi il cambio ha perso il 11,82%, quindi c'è stato un cambio di proporzione fra i due dell'11,2%. Le operazioni che si possono fare, come dice Filippo, sono uno short sull'eventuale retouch della resistenza in area 1.14 e coerentemente si potrebbe shortare con eventuale stop and reverse qualora avvenga la superazione, il superamento del livello che ho indicato. Bene, questa però è la grafica che vi va a rappresentare, direi, meglio di ogni cosa, perché sto guardando con attenzione questo cambio oramai da diversi mesi, è veramente oramai prossimo a un livello fondamentale. Fra le altre cose, se unite ai recenti minimi, guardate che precisione che ha, dovremmo stare tutti pronti con le antenne drizzate, perché da un lato o dall'altro, qualunque movimento avvenga, non sarà un movimento di poca roba. Questo è lo DUSD, che è ovviamente correlato a questo tipo di andamento, sta osservando una fase di palese congestione in alto, gli sta sostanzialmente resistendo dopo dei falsi breakout, inizia a sporcarsi un po' il grafico, strano perché il dollaro australiano solitamente è ben scambiato, così come è altrettanto evidente che nel brevissimo si è creato veramente un tetto molto interessante, sopra l'area 94,81 si potrebbe operare al rialzo, anche ipotizzando un rapporto che si va a cambiare con New Zealand. Teniamo d'occhio anche questa situazione e mettiamo due belli allarmi, in maniera tale che poi si possa eventualmente, come dire, intervenire con tempestività. Questo è l'euro franco svizzero, anche qui c'è un po' di flight to quality, cioè il franco svizzero in proiezione di un eventuale chiaramente arretramento dell'equity, ritornerebbe a fare da bene rifugio, e quindi sembrerebbe, anche alla luce di questa divergenza, voler attrarre un po' di persone in fuga dal rischio. Questo è l'euro GBP che avete visto anche prima, siamo long e ci rimaniamo, non mollo la presa, a volte si tentenna allorché si ha un po' di guadagno, però guardate un po', abbiamo rotto il rialzo, abbiamo fatto pullback, proviamo a tenere questa posizione, spaventa un po', ma lo so anche io, questa divergenza ribassista. Questo è euro yen, che l'altro giorno si è servito a capire che non è la forza del dollaro contro yen, ma era debolezza dello yen stesso, guardate che breakout rialzista. Questo è il nostro euro dollaro, che ha fatto un break importante, ancora una volta rialzista. Diamo un'occhiata alla sterlina, lo vedete, grande supportone di lungo termine, e finché non lo molla vanno comprate, non vendute. Questo è New Zealand invece, che dovrebbe cedere il passo all'australiano, per il momento rimane leggermente più solido, però come vedete disegna una piccola divergenza ribassista, è il motivo per cui una posizione short la tengo ancora, anche smezzando lo spread. Dollaro franco svizzero, eccolo qua, anche qui si palesa un recupero di forza del franco svizzero, a testimonianza che il dollaro, tutta questa tonicità in questo momento, non mi sembra che ce l'abbia,
questo peraltro è il grafico di breve, quindi ha lasciato ogni obiettivo aperto, e infine il dollaro yen, eccolo qua, che rimane confinato in un quadro tecnico in cui ci fornisce per il momento poche indicazioni, perché l'area centro è la vera area di resistenza, potrebbe fare anche pullback su questo precedente breakout che avete visto, ma che oramai è sporco, quindi qui la situazione è molto particolare ed è evidente che è una situazione che si evolverà di pari passo con l'evoluzione del mercato del rischio, quindi non è casuale se il dollaro yen in questo momento attraversa questa fase interlocutoria, da sempre guida i movimenti poi chiaramente del rischio in generale. Bene, Paolo mi chiede cosa ne pensi di NZD USD, lo andiamo a vedere subito. Paolo, scusami. Eccolo qua, stavo notando appunto questa piccola divergenza ribassista, niente di particolare, è palesemente inserita nello stesso wedge o nella stessa bandiera, se preferite, in cui è in questo momento inserito anche il dollaro australiano. La differenza è che ha un po' di forza in più, ma questo oramai da tanto tempo, lo vedete dal grafico dei due strumenti correlati, in area 0,84 massimo si dovrebbe fermare e probabilmente dare un po' di sfogo a questa divergenza ribassista. Bene, allora direi che anche con la piattaforma master abbiamo visto un po' di tutto, questo è lo stock 50, non mi indicava niente di particolare, il FTSE 100 neanche, questo è il CAC 40, non mi dice nulla, il German lo vedete, cioè raga, finché, detto proprio fra amici, davanti a un buon caffè, finché non rompa il ribasso tutta questa fase di accumulazione, bisognerà farsene una ragione e sulla debolezza comprare, piuttosto che andare a cercare veramente quattro monetine tentando di lavorarci contro. È davvero molto forte ed è inserito in un contesto davvero notevole. Bene, ritorniamo alla piattaforma tradizionale, vado a fare una rapida panoramica anche ad accontentare qualcuno sull'analisi che abbiamo già visto, quindi Unicredit lo confermo short, Euro GBP confermo il long, dollaro yen potenzialmente sta molto correggendo e dovrebbe arrivare in area 97,80 dove ci si dovrà domandare sul da farsi, questo è il Bund, come vedete anche in questo caso situazione interlocutoria, il DAX che disegna una leggera candela nera, il petrolio che rimane poco leggibile, dollaro franco svizzero che sta sul supporto, anche qui dobbiamo ancora mantenere l'operazione, però è evidente che i presupposti su cui è nata stanno pian pianino venendo meno e scivolando, questo è l'euro dollaro, non aspetto più, perché in H4 ogni volta quando guardiamo un grafico ci facciamo condizionare dalla volontà di entrare sempre secchi e senza perdere, questo è un breakout, io devo entrare in posizione, prendo il mio super trend e sul lavoro in H4 senza starci a pensare più di tanto perché è una posizione di lungo termine, è palese, only long ovviamente, mi vado a posizionare e se seguirò sempre questo principio operativo sappiate che avrò ragione alla fine e il conto lo dimostrerà. Come sempre uso un size dimezzato rispetto al solito, perché altrimenti i miei 100 punti di stop anti-default, 300 di target magari viene, chiamiamolo così, e do l'ok. Quindi io mi vado a posizionare long di euro dollaro, perché per il momento il pullback non me lo fa, e se anche me lo facesse potrei sfruttarlo per raddoppiare il mio posizionamento, piuttosto che tenere un ingresso in questo momento. Mohamed mi chiede se secondo me il FTSE MIB potrebbe ritracciare fino a 17.500, gli diamo subito un'occhiata, Mohamed, eccolo qua, questo è il nostro FTSE, mi sembra di no, perché se diamo per buono questo canale laterale rialzista, ovviamente la proiezione migliore che abbiamo, senza che questo comporti uno stravolgimento della situazione, è 18.2, quindi se rimaniamo all'interno di questa struttura rialzista, il tuo target, capisco che sei short e mi dispiace, ma il tuo target in questo momento non rimane raggiungibile, almeno a giudicare e dando per buona chiaramente questa analisi che abbiamo appena fatto. Quindi se l'analisi che abbiamo fatto è corretta, l'obiettivo che tutti ci possiamo porre per accumulare poi su Milano è l'area 18.200, dove magari potresti chiaramente, Max dice a 18.000 mi vendo la casa, Max attento, l'ho sentito tante volte, ne ho viste di case vendute. Detto questo, il Bund è laterale, il DAX anche, il petrolio non mi dà cenni e indicazioni particolari, dollaro franco svizzero sta sul supportino di breve, però è evidente che ci aspettavamo di più, euro dollaro, eccolo qua, è in posizione long, bisogna comprarlo e basta,
Vita 40 si mantiene molto forte, però il rialzo dell'euro-dollaro potrebbe portare scossone sull'azionario. La sterlina va come un treno, anche lei è da comprare su questo breakout, per chi non l'avesse già fatto, io sono già long dalla precedente sessione. Quanto all'oro, dovrebbe beneficiare di un movimento di recupero, perché ovviamente è un bene rifugio, oramai è conclamato, e quando i mercati azionari tendono un po' a stabilizzare, tende un po' a salire. Standard & Poor's 500 si mantiene tonico ma leggermente ribassista, la volatilità ricomincia a crescere, segno che un movimento direzionale sta arrivando, e questo invece è ora OD. Sono diversi giorni che ci lavoriamo sopra, che stiamo aspettando che si muova da una parte, io vedo l'euro che si rafforza, vedo un Australian dollar non particolarmente tonico, il che mi chiama lo spreadator. Quindi mi vado a posizionare sulla tenuta di questo supporto con lo spreadator, cercherò un expert advisor, scusatemi, un super trend leggermente più lungo di quello attuale, 5.5, che mi faccia da eventuale stop loss, eccolo qua, benissimo, vado a montare operatività e vado long in spread su euro OD, vedete come faccio, uso lo spreadator nel mio caso, eccolo qua, ovviamente l'operatività è long e short, perché se rompe questo supporto voglio girarmi al ribasso, il trade now, qui metto un numero a casaccio, così non corro il rischio di, trade now assolutamente true, commenti assolutamente evidenti, la portante in questo caso abbiamo detto che è euro AUD punto, i lotti d'ingresso sono solo dei lotti per farmi strutturare l'operazione, multiplier del 5.5, quindi la portante la lavoro con pochi lotti, comunque metto un take profit di 300 punti e uno stop loss di 100, perché in questo caso funzionerebbe anche in assenza di lavoro da parte del super trend. I sottostanti sono ovviamente euro-dollaro, con il punto nel mio caso di cui ne andrò a muovere 0.5 lotti, e il secondo sottostante chiaramente è AUD, USD punto, su cui andrò a muovere in proporzioni, dovrebbe essere 1,40, quindi 0.70. Ognuno faccia le proprie proporzioni, do l'ok allo spreadator, andiamo a vedere che cosa succede sul nostro account, eccolo qua, vedete cosa sta succedendo. Un po' di pazienza, vi vado a zoomare la sezione relativa, così vedete cosa ha fatto. Allora, in buona sostanza che ha fatto? Senza guardare i grafici dell'altri cross, ha comprato euro AUD, lo vedete, uno 0,10 minimale per attivare tutto il sistema, chiaramente, di monitoraggio e manutenzione dell'operazione. Contestualmente, sulla portante euro AUD, ha venduto 0,70 di Australian Dollar e mi ha comprato 0,50 di euro dollaro. Quindi tutta l'operazione è gestita a mano. Come vedete, ha anche gli stop e target in macchina, ragion per cui muovendoli posso anche decidere di uscire prima dell'operazione. In buona sostanza, un esatto duplicato di quello che sta avvenendo su euro GBP, in cui abbiamo anche in questo caso usato lo spreadator. Quindi fra le prime operazioni di oggi c'è sicuramente il long euro dollaro e sicuramente un rafforzamento di questo concetto long dell'euro basato sull'intervento in spread trading con lo spreadator, in cui compriamo euro dollaro e vendiamo AUD USD. Bene, un'occhiata molto parziale anche al silver, e spero che sia chiara la descrizione che ho fatto delle operazioni in spread e che abbiate avuto il tempo eventualmente di fare una vostra personale valutazione. Come vi dicevo, il silver insieme a loro sta leggermente rimbalzando, ma deve uscire fuori da questo cuneo per poter dare un segnale interessante, e anche l'euro dollaro, anche secondo la tecnica Ikinashi, che è oggetto di discussione in questi giorni e di presentazione grazie ad XTB, come vedete, guardate, l'Ikinashi sia di brevissimo, quindi quello a 21 ha dato il long, il primo lo ha dato qui, il secondo qui, sia il 21 che l'89, in una logica quasi di rafforzamento dell'evidenza che stiamo osservando, hanno dato il segnale di long in H1 sulle Kinashi, quindi un altro tassello a supporto della nostra operatività. Quindi ribadiamo le operazioni di breve, siamo sempre long di sterlina, andiamo un attimino a guardarle insieme, e anche storicamente, quindi abbiamo questo spread Euro GBP che ci sta rendendo quasi, quasi 300 euro al momento attuale. Siamo long di USDCHF, ma perdiamo 174 euro. Siamo long di sterlina contro dollaro americano, ne guadagniamo 185. Abbiamo poi delle operazioni che vi spiegherò nei giorni a venire, che sono la nostra posizione di lungo, con micro lotti, lo vedete, da 0,05 a 0,10, ma vi intratterrò su questo nelle prossime giornate, e oggi abbiamo gemmato sia il long sull'euro dollaro che chiaramente anche questo in spread trading su AUD, quindi abbiamo comprato euro sia singolarmente che contro dollaro australiano. Questo è un po' il portafoglio in atto al momento, e potete visionarlo come sempre, lo sapete, su FaceTrader, al che io ho esaurito il panel dei titoli su cui mi piaceva
concentrare la vostra attenzione e se volete sono a vostra disposizione, c'è ancora qualche minuto per analizzare qualcosa di più specifico interesse, quindi sto leggendo la chat, ricordatevi che siete 150, quindi con calma a fare le domande, altrimenti non ce la facciamo comunque. Vado in ordine cronologico, aspetto il primo quesito, Gabriele mi chiede Standard & Poor's 500, benissimo Gabriele, il primo, lo accontentiamo subito, eccolo qua, questo è lo US 500, lo vediamo bene daily, Gabriele, quindi vediamo un po' che impostazione ha, è un'impostazione palesemente, allora Marco arriva anche da te, è un'impostazione palesemente rialzista, il nick su FaceTrader dove trovate il mio conto è Pietro, il mio nick è Pietro, come vi dicevo è un'impostazione decisamente rialzista che state osservando, dal punto di vista pratico è un breakout di lungo termine, dal punto di vista statistico è difficile tracciare degli obiettivi perché ovviamente Gabriele, come puoi immaginare, siamo in presenza di massimi storici, quindi qui come sempre ci andiamo poi a rifare un po' a Fibonacci, a vedere fin dove potrebbe arrivare e per il momento come vedi ha rotto tutto al rialzo, anche 61,8, quindi neanche Fibonacci ci aiuta, si naviga un po' a vista e quindi si scende da un e si vede di identificare eventuali zone di inversione, altrimenti lo si asseconda. A livello squisitamente pratico, se ci fai caso, ci sta creando divergenza ribassista, quindi anche qui l'invito alla prudenza mi appare doveroso. Marco mi chiede il nick per FaceTrader, allora ve lo faccio vedere, non c'è un nick preciso, voi dovete essere registrati su FaceTrader, il mio nick personale è Pietro, questo è il mio portafoglio, quello che vedete su FaceTrader, cliccherete su Trading Time, eccolo qui, e andrete automaticamente a visualizzare il portafoglio che stiamo portando avanti tutti quanti insieme, che viene aggiornato con una certa frequenza. Innanzitutto vedete già la grande distribuzione operativa che abbiamo avuto, una partenza non felice dovuta più che altro alla brutta sorpresa sul silver, su cui probabilmente c'è un errore anche di sovrappesa di entità operativa, sovrappesati, la leva inizia ad essere alta ma stabile, domani vedrete che sarà già un altro parlare, la distribuzione dei volumi inizia a crearsi, il nostro profit factor ovviamente per il momento è negativo, lo porteremo su pian pianino, cose importanti, iniziamo ad avere equilibrio fra operazioni di acquisto e di vendita e qui come vedete potete vedere sia lo storico delle operazioni che le operazioni aperte. L'aggiornamento delle operazioni avviene con un delay davvero molto basso, a volte anche di 3-4 minuti e non di più, l'ultimo aggiornamento infatti è stato fatto davvero pochissimi minuti fa, se non erro, esattamente eccolo qua, guardi c'è scritto, l'ultimo aggiornamento alle 16:26:50, neanche a farlo apposta, 2 minuti fa. Bene. Quindi attraverso FaceTrader vi basta essere iscritti e poi andare un attimino a visualizzare l'account chiamato Trading Time, riferibile al sottoscritto. Ci sono altri trader che hanno reso pubblici i loro account, voi dovete cercare Pietro, eccolo qua, Trading Time, e sapete che facciamo riferimento a quello che state osservando. Potete ovviamente caricare anche il vostro conto, tenerlo in privato, scriverci qualcosa nella community, sono sempre Pietro anche nella community, se avete da messaggiare con sottoscritto potete scrivere anche qui dentro, oramai siamo diventati 250, è una community in rapida espansione. Andiamo avanti, Edo mi dice posso vedere la registrazione, anche questa è una novità, non so se ne avevo mai parlato, ma stiamo registrando per il momento free tutte le puntate, noi abbiamo un canale YouTube, non so se lo sapete, è il canale di Uptrend Advisory e ogni pomeriggio, non appena la registrazione è completa, noi carichiamo i nostri Trading Time, eccoli qua, ci sono tutti quanti, quelli fino ad oggi e più tardi ci sarà anche quello di oggi, quindi andando nel canale YouTube di Uptrend Advisory, vi basta andare sul sito Uptrend, eccolo qua, che è il nostro sito, lo conoscete, il canale YouTube è qui sotto, ci cliccate sopra, automaticamente vi manda nel canale YouTube di Uptrend, vi potete iscrivere, riceverete l'avviso in tempo reale di nuovi video caricati, eccoli qua, quelli recenti, vedete, sono qua, Trading Time del 10, Trading Time del 9, dell'8, del 7, ci sarà più tardi anche quello di oggi, quindi potete rivedere con calma queste analisi e trarne degli spunti operativi. Il canale YouTube, lo ripeto, lo trovate dal sito di Uptrend, io sono iscritto, quindi quando carico un video automaticamente mi arriva un avviso a mezzo email, vi potrebbe succedere sostanzialmente la stessa cosa, sto rispondendo a domande ovviamente. Grazie molto, Fabio mi dice se le chinasci smonted, se le Kinashi Smoothed funziona anche per MT5, solo per MT4, per il momento solo in MT4, Fabio,
come si legge la scheda delle correlazioni? Flavio, a quale ti riferisci? Perdonami, come scheda di correlazioni? Dopodiché mi fa piacere risponderti. C'era qualcuno? Ah, in Face Trailer, benissimo. Anche su questo faremo un webinar specifico con una semplificazione di tutti i dati. Abbiamo forse messo dei dati anche un po' difficili. Partite dalla base e la scheda di correlazioni è maturata in base a quello che avete indicato nella costruzione del vostro account come indice benchmark. In base a quell'indice benchmark vi si dimostra se la vostra operatività è molto correlata o del tutto scorrelata a diverse variabili, tra cui il benchmark e i maggiori indici e titoli azionari. In buona sostanza potreste scoprire, ad esempio, che la vostra operatività sul Forex è molto correlata a quella dello Standard & Poor's 500, il che vuol dire che siete indirettamente degli operatori che attraverso strumenti di prezzi cavalcano bene le ondate rialziste e ribassiste dei mercati azionari. Approfondiremo questo argomento perché è doveroso, ci sono tante altre informazioni che sicuramente meritano un maggiore chiarimento. C'era qualcuno, se non ricordo male, la mia memoria ogni tanto fa i capricci, che mi aveva chiesto di sterlina yen, che io l'avevo maleducatamente trascurato, eccolo qua, gli do un'occhiata, è una segnalazione di qualche minuto fa, gli diamo il solito formato 0, eccolo qua, sterlina yen. Anche in questo caso ovviamente permane la forza assoluta della sterlina, lo vedete, anche in questo caso siamo in presenza direi di un trend primario abbastanza importante, meno pulito di quello del dollaro, quindi per il momento sterlina yen mi sembra inserito in un contesto palesemente rialzista. Vi ricordo sempre di non saltare di palo in frasca, di rimanere concentrati su quei titoli che poi sarete costretti a analizzare. Ricordatevi questo euro GBP che sta ricominciando a salire molto bene per il nostro spread, su cui stiamo già guadagnando bene. Ricordate il dollaro yen che è atteso a breve da un test importante di un pullback o di una potenziale inversione. Il Bund lasciatelo dormire perché sta dormendo. Il DAX e gli indici azionari sono fortissimi, il petrolio non dà indicazioni, dollaro franco svizzero fra un po' becchiamo lo stop, finalmente ce ne liberiamo, speriamo che poi corrano bene altri segnali, ricordate il rapporto 1 a 3, 1 a 2, non ci interessa subire lo stop, ci interessa che delle altre 10 operazioni ne abbiamo almeno 5 che vanno a target con un rapporto 1 a 2, a quel punto a fine mese i conti contano, stavo dicendo. Questo è l'euro-dollaro long, io ho comprato, lo vedete, meccanizzato, sono in posizione, vediamo un po' come si evolve la situation. Questo è l'ITA 40 che stamattina sembrava un po' più in fase di cedimento e invece adesso ha rimesso il naso all'insù, probabilmente si scommette sullo shutdown e quant'altro. Da notare che mentre l'euro dollaro tira verso l'alto, la sterlina fa un leggero disegno al ribasso e questo permette all'euro GBP di respirare e ricominciare a salire. Il gold, bene rifugio, se vedete crollare l'azionario comprate gold a mani basse. Per oggi pomeriggio è tutto, vi ricordo di iscrivervi anche al nuovo link che riceverete stasera, vi ricordo che tutti i video sono registrati appunto con un po' di pazienza sul nostro canale YouTube, vi ricordo che Marco e il nostro support sono a vostra disposizione per chiarimenti e quant'altro, scrivete a support@trend.it, memorizzate questi riferimenti, chi vi dà sicuramente più retta del sottoscritto quando avete un problema o una necessità è il support. E vi ricordo il disclaimer, no? Quindi sappiate che è fondamentale che vi assumiate la responsabilità di quello che fate, perché questo è il nostro doveroso disclaimer su quello che stiamo facendo, leggetelo con attenzione, rimarrà in stand-by sul video come chiusura del webinar. Vi ricordo che Trading Time ritorna domani pomeriggio, stessa ora, 3:30, mi raccomando puntuali, allineati e coperti. Nel frattempo in bocca al lupo per le operazioni e se vedete qualcosa di interessante sulle posizioni di rischio che abbiamo assunto, non abbiate paura di parlarne, siamo qui per accogliere i vostri approfondimenti, i vostri suggerimenti e per far sì che Trading Time, come da obiettivo proposto, ci permetta di guadagnare tutti insieme e ci permetta di costruire un portafoglio market neutral quando c'è da stare in difesa e molto aggressivo e performante quando c'è da andare all'attacco. Questo vogliamo fare e questo faremo. È il posto di larga sentenza. Grazie ancora a tutti, buon pomeriggio e buona serata.